Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui con me su Distraction Atlas. Episodio odierno appunto un po' particolare, andiamo ad analizzare un aspetto che in molti mi hanno chiesto: quanti giocatori bisogna avere in rosa? Allora, innanzitutto io la mia idea è quella di avere appunto una rosa tra i 20 e i 24 giocatori. Perché? Innanzitutto ancora non sono il capolista del mercato, c'è gente che la fa anche meglio di me, tuttavia siamo comunque sia tra le prime come mercato. Vi spiego il motivo per cui secondo me una rosa da 20-24 giocatori è quella ideale. Allora, innanzitutto, come vedete, sono ancora con dei giocatori da levarsi, diciamo, dalla lista, perché non sono parte del mio progetto. Questo sessantino, quest'altri due sono da levare, chiaramente questo portiere. Quindi di base la mia rosa è composta, se ci pensate, quanti ne ho? 23, dicevano. Ne ho 23, però di fatto 22, perché questo non conta. 22, 21, 20 e 19. Di base sarebbero 19 giocatori funzionali, che secondo me è un numero discreto, perché 11 chiaramente vi vanno in campo, quindi qualsiasi formazione mettiate, 11 vi vanno in campo. La panchina è prodotta da 7 giocatori, quindi altri 7 sono giocatori che siano giovani o che siano da compravendita, difficile anzi, che siano diciamo giovani o che siano appunto fuori progetto, devono essere 7 giocatori o giovani da allenare, insomma. Sono giocatori che vanno in panchina e che si presuppone siano potenzialmente dei titolari quando arriva la situazione di dover fare turnover. Per dire, in difesa De Vrij è palesemente stanco, Nets è un giocatore che è capace di sopperire all'assenza di un titolare come De Vrij. Nel centrocampo Gundogan è abbastanza bollito, Fraulo a brevissimo è in grado di poter sopperire, non benissimo però, può, diciamo, sopperire all'assenza di uno dei miei titolari, perché è un giovane che si sta allenando tantissimo. In attacco ho ovviamente una punta in campo in questo momento, però in panchina ho Saka e Rodrigo, che sono dei giovani che si stanno allenando per poter diventare titolari. Quindi ho sempre i ricambi pronti per ogni reparto, è fondamentale, soprattutto perché le tattiche vanno cambiate. A questo poi si aggiungono sempre 4 giocatori che dovete sempre avere in lista trasferimenti. Quindi nel mio caso ho Martinelli che è in una lunga squalifica, Rodrigo perché comunque come giovane ho Saka da allenare e potenziare, quindi Rodrigo può essere messo in lista. Poi un giocatore come Brozovic che ha una certa età e che non è tra i più forti, quindi può essere venduto. E in difesa appunto Mendy, che anche lui non fa parte del progetto perché ha una certa età, non è giovanissimo e perché Nets, come vi dicevo, è pronto a diventare titolare a discapito di Mendy. Quindi con i soldi ricavati da Mendy posso intervenire nel mercato. Adesso ci sono le stelle mondiali, come vedete ce ne sono tantissime, e andare a prendermi una stella mondiale al posto di Mendy, che adesso appunto ce ne sono di stelle mondiali. E questo procedimento si ripete e si ripete. Chiaramente, come vedete, il mercato adesso è abbastanza alto, vanno sui 90 stelle mondiali, quindi non abbiate paura quando siete circa vediamo un po' dove siamo, alla 11ª giornata, di spingere col mercato. L'ultima partita non ci è andata molto bene perché purtroppo l'avversario è andato in ritiro. Io i ritiri in questi tornei non competitivi non li faccio. Come vedete, il Köln mi è andato in ritiro contro, il Werder Bremen è andato in ritiro contro e lo Stoccarda ha voluto utilizzare il ritiro, quindi è una scelta sua, io non la critico. Questo è un torneo che non ho organizzato io, quindi chiunque è libero di fare i ritiri, io non li uso. Ho usato un 4-5-1 che ha tenuto molto bene. Poi però appunto nel secondo tempo hanno fatto il gol del vantaggio con Abraham e l'hanno portata a casa utilizzando un 4-3-3 bifasce contro il mio 4-5-1 tiri con il ritiro, quindi avevano il 25% in più. Quando organizzerò un torneo a breve, il ritiro non verrà fatto perché secondo me è un metodo scorretto per giocare in un torneo. Quindi secondo me il ritiro è assolutamente inutile e verrà abolito, come così come è abolito nei tornei organizzati e competitivi. Quindi chiunque utilizzi il ritiro è bene che riesca a farne anche a meno, perché in tantissimi tornei, se non tutti i tornei organizzati, il ritiro è disattivato. Detto ciò, si interrompe la nostra striscia positiva.
Ieri appunto non sono riuscito a mettere la formazione, ho perso anche contro il Bayern Monaco, purtroppo, questa è una bruttissima notizia, chiaramente, pazienza, perché venivo, come vi ho detto, da un risultato da 9-10 giornate utili consecutivi, quindi era un bel periodo. Però adesso occhi al Friburgo, speriamo non vada in ritiro, perché altrimenti questa sagra del ritiro mi vedrà mettere le dimissioni, lo dico subito, perché non mi piace a me giocare in questa maniera, quindi se il Friburgo utilizzerà il ritiro io mi dimetterò da questo campionato e creerò un campionato io, lo dico subito, quindi chiunque vorrà partecipare a un torneo serio con me lo potrà fare, dove non ci saranno ritiri, non ci saranno disattivazioni, non ci saranno i fondi appunto avanzati, non ci saranno le porte chiuse, non ci saranno compensazioni di fondi, gli strumenti disattivati avanzati, quindi sarà un torneo organizzato serio. E quindi se il Friburgo giocherà come dovrebbe giocare senza ritiro si va avanti con la Bundesliga, altrimenti si finisce qua e do le dimissioni. E niente, comunque continuerò a spiegare quelli che sono alcuni degli argomenti fondamentali di questo gioco. In un altro slot sto ancora riprovando la Knockout Royale, perché a me piace come format, mi piace fare il mercato nel prestagionale, mi piace creare una rosa che abbia abbastanza quantità per poter fare il turnover, che come spieghiamo è una cosa fondamentale, avere un giovane per reparto da allenare è sempre molto bello, portarlo avanti. Qui appunto il difensore ce l'ho e ho anche il portiere a Caprile, che è molto molto forte. Come rosa appunto siamo tra i primi qui, e si torna sempre all'argomento della quanto è una rosa. La rosa giusta è dai 20 ai 24, ancora una volta, perché dovete fare il turnover, perché dovete fare la compravendita e dovete pensare ai giovani che crescono e che scavalchino appunto i titolari a un certo punto del torneo. Quindi qui siamo vicini come quantità alla rosa ideale. È chiaro che dobbiamo ancora crescere tantissimo, però insomma su 128 giocatori qui in lista, perché siamo 128 mi sembra, sì, siamo 128, sono per il momento al quarto posto, quindi sono abbastanza soddisfatto. Vediamo poi come andrà, insomma ogni sfida è sempre a sé stante, difficilissima. Occhi allora al Friburgo, speriamo di portarla a casa, speriamo di trovare un giocatore corretto che non usa il ritiro, e ci vediamo nel prossimo episodio, e ciao!